io penso che qualcuno del territorio deve sapere, assolutamente deve sapere, perché siamo nel territorio di Altofonte, è un incendio che ogni anno si verifica, quindi qualcuno deve sapere. Non posso pensare che questa persona non sia stata vista da nessuno, sia arrivata là nell'anonimato, non ci posso credere. È certo che l'assessorato agricoltura si è attivato, immediatamente abbiamo gli operai già dell'ESA nel territorio che stanno operando. L'università, ringrazio il rettore Micari, si è attivato, domani noi avremo dei geologi sul territorio per controllare quelli che sono i danni. Naturalmente la situazione è complessa, non si può pensare prendiamo le reti, mettiamo le reti, infiliamo le reti, no, non è così semplice. Dietro c'è tutto un microclima, una problematica anche di reggimentazioni delle acque, dietro c'è tanto, tanto. Noi come Fly CGL, come organizzazione sindacale che rappresenta i forestali della Sicilia, abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica perché si indaghi dietro questi incendi e cosa c'è, se ci sono interessi economici che vanno al di là del bene pubblico e del rispetto dell'ambiente, ma anche della popolazione che ha subito un danno enorme. Bisogna dire una cosa, che i forestali non hanno nessun interesse a bruciare i boschi, come qualcuno dice sui social. I forestali fanno delle giornate che sono previste dalla legge. O c'è il bosco, non c'è il bosco, i forestali fanno le stesse giornate. Ad Altofonte i forestali hanno perso il posto di lavoro e 3 lavoratori forestali dell'antincendio si sono infortunati e hanno rischiato la vita in questi incendi che hanno devastato quest'area così vasta. Il primo problema è che le politiche di vigilanza protettiva ambientale e le misure antincendio dal governo regionale in tutti questi anni sono state indebolite, prima questione. Seconda questione, c'è una politica più generale di abbandono e di trascuratezza delle aree interne, del sistema agricolo siciliano, della montagna e quindi la mancata anche protezione delle aree protette, particolarmente aggredite da chi? Criminalità comune. Interessi speculativi, politico-mafiosi. Quindi al di là delle dichiarazioni roboanti del Presidente della Regione, deve, come suol dire, investire la sua intelligenza per invertire quelle logiche di queste politiche che sono state sin qui perseguite. C'è un problema nella gestione di questo patrimonio. I controlli, le telecamere, i controlli agli ingressi sono cose che sono mancate in questi anni. Anche se devo dire che i ragazzi della forestale hanno conservato per tanti anni questo patrimonio e ci sono riusciti, fino all'altra sera ci sono riusciti, questa volta anche loro hanno dovuto arrendersi di fronte a un evento eccezionale, i venti fortissimi, e un evento criminale organizzato. Organizzato per fare danno. Siamo stati alla fine fortunati. Abbiamo perso la Moarda che ricostruiremo, ma soprattutto non ci sono andato di mezzo delle persone.